Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi racconteremo la straordinaria comparsa della polifonia nella musica medievale. Fino ad ora i primi canti del cristianesimo che abbiamo incontrato, come il gregoriano, sono stati caratterizzati e monopolizzati da un procedere in senso monodico, ovvero quando la totalità dei cantori intona all'unisono i vari canti della liturgia. Intorno al IX secolo d.C. iniziamo a trovare delle scritture piuttosto esplicite, riguardanti alcune melodie cantate a più voci differenti, insomma polifoniche. Oggi proveremo quindi ad introdurre tale passaggio storico. Cercheremo di capire che cosa ha significato questo nuovo slancio teorico per lo sviluppo della musica occidentale, ma proveremo ad analizzarlo anche in una visione più ampia e straordinariamente accattivante. Vedrete che vi piacerà. Nel frattempo la consueta barchetta ci sta aspettando. Prepariamoci a salpare. Sigla! Siamo nel IX secolo d.C. e in ambito carolingio viene scritto un trattato anonimo dal titolo Musica Enchiriadis. Con questo ed altre mirabili faccende che via via andremo a spulciare, viene generalmente fatto partire quel treno polifonico europeo che da semplici cori a due voci porterà alle meraviglie dei graduali, delle messe a quattro voci, dei madrigali, fino alle complesse mastodontiche sinfonie di Gustav Mahler, eccetera. Prima però di inoltrarci in questa perigliosa storiella, credo sia doverosa una, fidatevi, concisa premessa. Eh sì, perché la comparsa di un documento così corposo come Musica Enchiriadis non attesta necessariamente la nascita della polifonia, piuttosto mette a fuoco alcune delle regole che diverranno la base per una certa cultura musicale. Ma sarebbe altrettanto frettoloso e farraginoso pensare che fino a quel momento l'umanità non avesse mai udito due o più suoni simultanei. Scontato? Non per tutti. Ora, ripeto, non intendo dilungarmi su questo punto. Vi basti un solo esempio da estendere all'infinito. Osserviamo ancora una volta la celeberrima parete della tomba dei Leopardi nella necropoli etrusca dei Monterozzi, a Tarquinia. Siamo grosso modo nel V secolo a.C., quindi precedente di oltre 1000 anni. Beh, in questa iconica scena abbiamo i due strumentisti che, se osservati qui, in questo video, ci possono offrire una prospettiva ancora più accattivante. Al centro troviamo il suonatore con il doppio aulos, o doppia tibia, strumento citatissimo nella prima stagione di questo canale. Bene, questo oboe, essendo doppio, può far risuonare due suoni simultanei e non casuali. Idem per il suonatore a fianco con la lira. Questo strumento presenta generalmente 7 corde, ma focalizzandoci sulle mani dello strumentista, la destra impugna un lungo plettro arcuato. La sinistra, invece, la vediamo appoggiarsi bene tesa sulle corde, facendo intuire che quelle dita stiano bloccando alcune di esse per far risuonare le restanti, quasi come in un accordo. Ora, non tuffiamoci in perniciose speculazioni, non è il luogo, ma anche solo l'aver trovato più volte vari strumenti suonare assieme lascia intendere, o se volete lascia sperare, che il mondo antico praticasse forme di polifonia, pur senza un'evidenza teorica. Il discorso è davvero affascinante, ma lo riprendiamo in coda, con una prospettiva forse ancora più succulenta e cosmopolita. Torniamo al nostro caro Alto Medioevo, ormai verso la fine. Nella moltitudine di episodi dedicati a questo periodo, abbiamo fino ad ora incontrato uno sviluppo del canto liturgico. Una delle maggiori peculiarità di questo canto è il suo procedere in senso monodico. Quando si usa il termine monodico nel Medioevo, ci si riferisce essenzialmente ad un coro, quindi insomma da più persone, che cantano all'unisono, ovvero tutti la stessa melodia. Il termine quindi non va confuso con la monodia barocca, ovvero quando il cantore solista viene accompagnato dal cosiddetto basso continuo. Altro mondo che non vedo l'ora di raccontare, ma be quiet. Il principale canto del mondo latino l'abbiamo visto sorgere grazie a quell'incredibile scambio tra la Roma papale e la Gallia di Pipino il Breve, ed esso prende il nome di Gregoriano. Ecco, questo è veramente un momento importante e cruciale per la storia della musica, poiché attraverso le riforme di Carlo Magno e la sua dinastia iniziamo a trovare il formalizzare di nuove pratiche musicali, indirizzate specialmente in campo liturgico. Il IX secolo, infatti, ci consegna le prime bozze meravigliose di notazione musicale, ma anche scuole di canto, il ritorno dell'organo, ma anche le iniziali fresche testimonianze di polifonia.
La differenza con l'esempio etrusco precedentemente citato è che qui abbiamo un'evidenza teorica, tangibile, a partire proprio dal citato trattato Musica Enchiriadis. Inutile dirlo, anche qui le influenze rimangono sempre i soliti trattatisti greci, come Aristosseno. Ma come sono finiti questi saperi così elevati e vetusti in mano a una popolazione così rozza e barbara come quella dei Franchi? Beh, intanto i monasteri ci hanno messo del loro, ma anche grazie all'intermediazione dei Romani d'Oriente, i Bizantini, i quali hanno conservato la stragrande maggioranza degli antichi saperi greci e li hanno portati fino all'Occidente, facendoli quindi conoscere. Ma come visto e come si sa, l'impero carolingio cerca di smarcarsi, di rendersi autonomo. La loro politica culturale influenza inevitabilmente la liturgia stessa, che fino a questo momento è il principale veicolo per il sapere musicale. Non a caso gli studiosi parlano di rinascita carolingia. Ora però non intendo dilungarmi, quindi entriamo a gamba tesa nella polifonia. Abbiamo già raccontato con Boezio o con Pseudo Plutarco di come nel Medioevo e nell'Antichità la musica fosse strettamente legata ad altre arti, come la grammatica, e in questo caso direi anche abbastanza subordinata. Ad esempio, il De Musica di Sant'Agostino, scritto sul finire del IV secolo d.C., è essenzialmente un trattato di grammatica e di metrica, nonostante a noi il titolo suggerisca ben altro. Tutto ciò quindi non deve far sorprendere se il trattato Musica Enchiriadis parte con le medesime premesse. Sentite qua. Come le lettere dell'alfabeto sono le parti elementari e indivisibili della voce articolata, da cui sono composte le sillabe, le quali a loro volta compongono i verbi e i sostantivi con cui si forma il testo di un discorso compiuto, così le note sono gli elementi primi della voce cantata. Dalla loro combinazione sorgono gli intervalli, e dalla combinazione di questi i sistemi musicali. Ecco, direi che l'accostamento squisitamente antico e medievale tra grammatica e musica è ancora una volta portato a compimento. Ma voglio leggervi un altro passo per entrare in scivolata nell'argomento polifonico. Non tutte le note si mescolano in maniera ugualmente suave e non in qualsiasi modo congiunte rendono nel canto un effetto armonioso. Come le lettere dell'alfabeto, se sono congiunte a caso, spesso non si accordano nel combinare parole o sillabe. Così nella musica vi sono solo certi intervalli che possono creare sinfonie. La sinfonia è infatti il dolce suonare di differenti note tra loro congiunte. Il termine sinfonia evidentemente non va confuso con ciò a cui siamo abituati. Le letture di Musica Enchiriadis sono tratte dalla Polifonia nel Medioevo di Alberto Gallo, terzo volume dell'EDT. Link in description. Comunque, questo passo è forte. Perché se la medesima frase in un contesto greco-romano si riferiva essenzialmente a un andamento melodico, a due intervalli di note consecutive, in questo caso stiamo parlando di una polifonia, cioè di due note che suonano simultaneamente. Una consonanza. Vi lascio qui in descrizione la possibilità di sfogliare, pur digitalmente, questo gigantesco trattato medievale. È stato completamente digitalizzato, oltretutto è gratis, io vi consiglio di farlo. Sicuramente su Musica Enchiriadis porterò uno dei primi brevi focus sul canale. Preparatevi! Ora, ripeto, al di là dei rocamboleschi salti temporali, è evidente che questo trattato abbia messo in luce un tipo di pratica che probabilmente esisteva già. Ma la musica, fino a quel momento, nonostante le infinite pagine di Boezio, Cassiodoro, Isidoro da Siviglia, Agostino, manteneva un carattere, diciamo, improvvisato. Si può dire che dal IX secolo, specie attraverso la notazione, e ancor più poi con il monaco Guido d'Arezzo, insomma, la musica inizierà ad emanciparsi, a trovare una propria autonomia, una forma scientifica di se stessa. Ovvio, lo era già e lo abbiamo visto e raccontato, ma da questo momento in poi vi è una nuova spinta teorica verso nuovi orizzonti. La scrittura, la durata, la polifonia costringono i teorici a nuove riflessioni, a nuovi selciati percorribili. Ho quasi finito per oggi. Ma da cosa si può intuire questo aspetto improvvisato? Beh, guardiamo un attimo questa polifonia. Beh, con le prime composizioni a due voci iniziamo a trovare il termine organum. Parliamone. Beh, inizialmente, come voce principale, troviamo una semplice, si fa per dire, linea di canto gregoriano, come lo conosciamo. Questa linea la possiamo trovare scritta con notazione neumatica, anche quella adiastematica, ovvero dove gli intervalli non erano specificati. Questi il cantore però li conosceva molto bene, venendo da una tradizione orale molto importante. In ogni caso, questa voce di canto gregoriano è chiamata vox principalis, voce principale. Ma qui viene il bello. A questa viene sovrapposta una seconda voce che procede parallelamente, in genere ad intervallo di quarta o di quinta. Questa seconda voce prende il nome di vox organalis.
Nel caso qualcuno stesse guardando questo video con una finalità, che ne so, per un esame di università, beh, allora devo assolutamente fare una specifica, onde evitare scivoloni. Allora, sto parlando in generale di prime forme polifoniche rudimentali a due voci, ok? Tuttavia, quando prima ho fatto l'esempio con la notazione pneumatica, ecco, bisogna specificare che nel trattato Musica in Kyriadis non era presente quel tipo di notazione, bensì quella dasiana. Ci ho fatto un video su queste prime forme di notazione, quindi piuttosto andate a vedervelo. Comunque, come voce importante, principale, abbiamo appunto la vox principalis, questa linea di canto gregoriano, a cui sopra c'è una vox organalis, dove appunto, insomma, si ripete esattamente la stessa melodia, però ad un intervallo tipo di quarta o di quinta. Ecco, dal IX secolo in poi tutto questo discorso inizierà a interessare inevitabilmente anche moltissimi teorici. Ma come penso possiate immaginare, non tutti accolsero questa nuova pratica in modo felice e gaudente. Del resto, il canto gregoriano rimane comunque una base ferrea per tutta la liturgia. Tuttavia, questa nuova ricerca apre nuove strade, nuovi orizzonti. Differente sarà per la liturgia bizantina, quella ortodossa, nella parte di Costantinopoli, di questo ne abbiamo parlato, ma principalmente quella rimarrà pressoché monodica. Salvo altri indizi, ma di questo ne parleremo più avanti. Non voglio andare molto oltre oggi, ma sapete solo che tra i vari momenti salienti che andremo a raccontare ci sarà sicuramente Guido d'Arezzo con il suo trattato Micrologus, siamo super giù all'inizio dell'anno 1000, quindi insomma siamo in un nuovo millennio, ma soprattutto poi, diciamo, la svolta polifonica vera e propria la avremo con la scuola di Notre Dame. Ecco, se fino a questo momento la vox principalis, insomma quella linea di canto gregoriano, era chiaramente quella principale, il fulcro su cui si basava la polifonia, e la vox organalis era una semplice imitazione a distanza di quarto o di quinta, bene, ecco, con la scuola di Notre Dame inizieremo a trovare un'inversione di rotta. La vox organalis diventerà, diciamo, quella voce principale, la più importante. Specificherò meglio, ovviamente, quanto detto. Inoltre le stesse voci da 2 diverranno 3 fino a 4, quindi insomma aumenterà, ci sarà una polifonia vera e propria. Inizieremo a trovare con forza anche il cosiddetto discantus, ovvero quando le due voci smettono di procedere in senso parallelo e iniziano ad avere un moto contrario. Ciò comporterà necessariamente un nuovo sviluppo nel campo notazionale. La grammatica e la metrica non sono più sufficienti per nobilitare o per imparare a prendere l'andamento del brano. La durata delle note diverrà uno degli elementi cruciali per imparare a scrivere una polifonia. Ma queste sono tutte storie che vanno raccontate pian piano e con la dovuta cautela. Nei prossimi episodi intendo portare dei brevi approfondimenti su tutti questi passaggi, a partire appunto da Musica in Kyriadis e dal suo mastodontico commento Scolica in Kyriadis. Non vedo l'ora, ma vorrei concludere con una personale riflessione. La convenzionale nascita della polifonia e il suo evolversi ha portato la musica verso vette incredibili. Pensiamo ai madrigali di Marenzio, le messe di Palestrina, il basso continuo, lo sviluppo accordale e via dicendo. Bene, questo nel passato è stato portato come un'ulteriore prova di una superiorità razziale di una popolazione nei confronti di altre. Mi riferisco all'Europa, ovviamente, specialmente nell'Ottocento, in pieno positivismo, quando, ad esempio, in Oceania andava a conquistare le ultime terre rimaste, scoprendo nuove e lontanissime popolazioni per cultura e società. Oggi, discostandoci da questa visione per motivi ovviamente scientifici, ma in particolare sociali, vorrei provare a chiudere questa puntata con un ampliamento di prospettiva. Sentite qui e poi ditemi cosa ne pensate. Siamo negli anni 70 del Novecento e l'etnomusicologo svizzero Ugo Zemp completa i suoi studi sugli Areare, una popolazione oceanica ubicata nelle isole Salomone, non lontane dalla Papua Nuova Guinea. Le sue ricerche culminano in pubblicazioni di articoli, di dischi e in particolare per un film documentario. Documentario che oggi possiamo vederne pure un'anteprima qui su YouTube. Qual era uno degli oggetti di questa ricerca? E soprattutto, cosa c'entra col tema di oggi? Beh, lo Zemp, ricercato a lungo nei suoi studi etnomusicologici, tutto ciò che riguarda la polifonia. E questa, essendo così complessa, ricca di regole scientifiche, è sempre stata una prerogativa europea. E oggi direi che ne abbiamo assaporato le sue cellule primigenie. Ecco, Ugo Zemp ha dimostrato che anche popolazioni lontane, a lungo definite come primitive, potessero sviluppare una propria polifonia complessa, e questa non necessariamente con influenze esterne.
Anche solo nella preview presente qui su YouTube, possiamo notare come gli Areare utilizzino non solo strumenti polifonici, ma anche l'uso della voce di cori a più voci veramente molto articolati e interessanti. Gli studi dello Zemp sulla polifonia vanno al di là della popolazione lontana ed esotica come quelle dell'Oceania, ma addirittura è arrivato persino in Liguria, nella città di Ceriana, dove è presente tradizionalmente un coro polifonico veramente molto interessante con l'uso del bordone. Ma ancora in Costa d'Avorio, attraverso il Senufo, con il Balafon, o addirittura nella sua Svizzera, attraverso la meravigliosa tradizione dello Yodel. Vi consiglio vivamente di andare a visionare questi documenti che, di nuovo, trovate tutti qui sotto in descrizione. Bene, giustamente qualcuno potrebbe trovare forzato come collegamento, visto che oggi abbiamo trattato della nascita della polifonia nel Medioevo, quindi in un periodo molto lontano e profondamente, radicalmente differente. Eppure questa lettura ci consente di ampliare il nostro punto di vista ed allargare inevitabilmente il nostro range d'azione. Potrei portare anche altri esempi al di là delle ricerche di Ugo Zemp, ma in questo momento preferisco fermarmi qua. Anzi, diciamo che questi argomenti ce li teniamo per una puntata speciale, anche perché vorrei prima o poi ringraziarvi per questo vistoso aumento dei numeri di iscrizione, quindi grazie mille. Mi piacerebbe anche avere una vostra opinione su quanto raccontato adesso. Noi non ce ne rendiamo conto, ma pure la musica è stato un veicolo di nefandezze. Riprenderemo pian piano, sempre qui, in questa variopinta navigazione che ci porta verso l'orizzonte. A presto e grazie.